novità nel mondo dei sovrapposti da caccia di casa Beretta. Parliamo del nuovo fucile 695. Un fucile studiato e diciamo realizzato sulla piattaforma 692 utilizzando l'esperienza dei fucili da tiro 686 e 687. Quindi diciamo una vera e propria versione da caccia del fucile da tiro famoso in tutte le pedane. Cosa abbiamo di differente rispetto diciamo alla versione da tiro? Partiamo dai legni. In questo fucile abbiamo dei legni in noce di grado 3, quindi un grado molto raffinato e pregiato. Inoltre questo fucile qui può essere dotato, oltre che di calciolo in gomma microcore, anche di un raffinato calciolino in legno. Passiamo alla bascola. Quindi parlavamo della piattaforma 692, manteniamo quel tipo di bascola, ma in questo modello vediamo che ci sono delle raffinate incisioni laser di ultimissima generazione. Per la meccanica abbiamo un monogrillo selettivo che quindi durante l'azione di caccia ci permette di selezionare rapidamente con quale canna sparare per prima. Le canne appunto, abbiamo delle canne Stylium, viene fornito con lunghezze da 61 a 76 cm perché possiamo utilizzare questo fucile in ogni ambito di attività venatoria. Strozzatori interni, perché nel caso della caccia non serve avere gli strozzatori che si utilizzano nell'attività sportiva, quindi strozzatori esterni. A differenza del suo fratello sportivo 692, il 695 monta un bindellino tra le canne pieno con saldatura su base unica come negli altri fucili da tiro della serie lusso SO. Tutto questo senza compromettere assolutamente il bilanciamento dell'arma. A differenza della serie 680, il sovrapposto da caccia 695 trova una bascola più larga che permette una concentrazione del peso verso il centro e quindi un bilanciamento che permette una velocità di acquisizione del bersaglio più rapida. Una piattaforma che nel suo complesso ha comunque un peso ridotto, parliamo di all'incirca 3,5 kg. Quindi un fucile che per l'attività venatoria in forma vagante è assolutamente comodo e maneggevole da utilizzare durante tutto l'arco della giornata.